Il Duomo di Milano, l'unico modellino straniero, il più caro e il più fotografato dagli arabi. Siamo alla Swiss Miniature di Melide, che quest'anno compie 60 anni. Ma lo sapevate che avrebbe anche potuto sorgere altrove? Mio papà era andato anche in Svizzera interna a vedere a Küsnacht, a Mrighi, poi c'era un terreno vicino al Museo dei Trasporti e al Campomarzo a Lugano. È stata un po' un'avventura perché mio papà all'inizio di parchi miniature non sapeva niente. Partito dal Vallese, è venuto qui nel 58, hanno fatto un accordo con il comune, hanno costruito e il 6 di giugno del 1959 hanno aperto la Swiss Miniature. Certo che se si guardano i filmati di allora viene da ridere perché si diceva venite a vedere la Svizzera, c'erano 12 modelli. È che a quei tempi non c'era un altro paragone, c'era l'Olanda in miniatura, c'era l'Inghilterra in miniatura, ma qui nei paraggi non c'era niente, eravamo la prima attrazione ed eravamo qualcosa di speciale. Avendo scelto questo posto è stata la nostra fortuna perché ai tempi c'erano gli italiani che venivano la domenica a Lugano a fare shopping. Abbiamo guardato cosa si faceva nel resto della Svizzera e ci siamo orientati su questi mercati emergenti. Diciamo che gli svizzeri sono attaccati a quello che è il nostro Palazzo Federale perché rappresenta qualcosa di veramente importante. Agli stranieri piace molto quello che è paesaggi di montagna. Siccome la struttura si trova all'esterno, i modellini vanno ridipinti ogni 6 anni. Siccome sono quasi 130, sono una ventina all'anno che devono essere ripresi. Questo è il confronto tra quello che era il passato, questa è una bellina di Palazzo Federale come veniva realizzato e quello che è la nuova realizzazione con l'arrivo della stampante 3D dei nuovi abbaini. Questo è l'officina dove vengono costruiti i treni, perché tutti i treni sono stati realizzati alla Swiss Miniature. I nostri treni viaggiano circa 220 giorni all'anno, a una media di 3-4 km all'ora, 8 ore al giorno, fate il calcolo, sono tantissimi chilometri.